Nella casa del Grande Fratello scoppia il caso delle confidenze che Vittorio Menozzi avrebbe fatto a Greta Rossetti a proposito di Beatrice Luzzi. Si è parlato addirittura di qualcosa di agghiacciante, a detta di Greta, che però in diretta non si è sbilanciata troppo. Signorini ha mandato in onda il filmato che risale a diverse settimane fa e che racconta quanto accaduto. In quelle immagini Greta riferisce di avere saputo cose agghiaccianti a proposito del rapporto tra Beatrice e Vittorio. Di fronte al video, Greta non è riuscita a raccontare tutto. Vittorio, dallo studio, ne ha approfittato per dire di averle solo riferito che Beatrice lo aveva indotto a fare strategia, ma Greta ha negato che argomento di conversazione fosse quello, senza scendere troppo nei particolari. Grande Fratello, pubblico nero con Paolo, esce il video con Beatrice che lo allontana. Durante la pubblicità Sergio, Paolo, Greta e Letizia Petris, all'epoca destinataria delle confidenze della Rossetti, hanno quindi confermato di volere proteggere Vittorio, ma Paolo le ha invitate a non mentire. Tra loro c'era più di un'amicizia, non prendiamoci in giro, ha detto. Il pubblico non ha apprezzato queste parole di Masella, convinto che ha detto questo solo per denigrare Beatrice. A questo proposito qualcuno ha chiesto su social se pubblicare un video in cui vedete Paolo avvicinarsi a Beatrice e ballare in maniera sensuale. Chi di voi ha il video di Paolo quando provò a ballare con Beatrice e lei gli disse che non era il caso? Dobbiamo mandarlo in tendenza. E farlo arrivare a Rebecca. Voglio proprio vedere la faccia che fa sto finto moralista antiquato. Me lo trovate per favore? Ha chiesto un utente sui social e poco dopo il filmato ha fatto capolino. Nel video si vede Paolo avvicinarsi a Beatrice e ballare sensualmente accanto a lei. A questo punto l'attrice si rivolge a lui e gli dice: "Non è il caso, ora che hai ricominciato con Letizia. Caro Paolo, anche se fosse che Beatrice ha fatto qualcosa, devi sapere che per noi non c'è niente di agghiacciante, sei tu che sei agghiacciante, di legge." E ancora, il cavernicolo è agghiacciante, si può dire, vero? Questo è il video a cui penso quando vedo il macellaio incattivito nel convincere gli altri a parlare dell'agghiacciante gate cancelletto Grande Fratello. Squallido brava che lo posti. Se hai altri video postali di tutti tuteliamo così bea, ok? Si legge tra i commenti di Twitter, dove è stato pubblicato il video.